Rieccoci assieme, ben trovati gentili telespettatori. Edizione del Friuli Venezia Giulia del telegiornale che apriamo con la cronaca. Andiamo a Trieste, dove un uomo, un 37enne, è stato arrestato dalla polizia. Per lui le accuse sono pesanti: aver adescato una 13enne con la quale avrebbe avuto anche dei rapporti sessuali, messaggi inequivocabili scoperti sul telefonino della ragazzina hanno incastrato questo 37enne fermato dalla polizia. Il servizio di apertura del nostro telegiornale. La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne italiano destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, dovendo espiare 9 anni, poiché condannato per aver adescato nel 2016 una 13enne con cui ha anche consumato dei rapporti sessuali. Nell'estate di quel 2016, non avendo da alcune ore notizie della propria figlia minorenne, una donna aveva sporto la denuncia di scomparsa alla questura, specificando non solo che la ragazza era stata vista da un conoscente alla fermata del bus mano nella mano con un adulto, ma che erano spariti dal proprio portafoglio il bancomat e la carta di credito. I primi accertamenti avevano permesso di ipotizzare che la giovane avesse iniziato una relazione con l'uomo e infatti dal telefonino della minore scomparsa, lasciato a casa prima di andare via, sono stati estratti inequivocabili messaggi dai quali si era scoperto chiaramente che tra i due ci fossero stati dei rapporti sessuali. Ulteriori approfondimenti hanno rivelato che la sera della scomparsa l'indagato aveva fatto accesso ad un pronto soccorso di un comune del Friuli Venezia Giulia e che in quell'occasione era stato visto in compagnia di una giovane avente le stesse sembianze fisiche della minore scomparsa. Dopo alcuni giorni di ricerca e di incessanti indagini, la giovane e l'uomo sono stati rintracciati in un altro centro friulano da una volante. La 13enne era stata riconsegnata quindi alla famiglia, mentre l'uomo era finito nei guai, indagato in stato di libertà per adescamento di minore e atti sessuali con minorenne. Per lui si sono spalancate prima le porte del carcere e poi è arrivato agli arresti domiciliari. L'esecuzione del provvedimento è intervenuta a pochi giorni dalla giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne che si celebra appunto il 25 novembre. Cambiamo pagina, parliamo di sicurezza dopo alcuni problemi che si sono registrati tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia con il Friuli Venezia Giulia in primo piano sul fronte della sicurezza. Ebbene, c'è stata un'esercitazione con la Protezione Civile, Vigili del Fuoco delle tre aree della Croazia, della Slovenia, appunto del Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale Roberti si è detto soddisfatto e ha spiegato come questa collaborazione debba in qualche modo ampliarsi. Sentiamo le sue parole proprio al termine di questa esercitazione a Pola. Assessore Roberti, qual è la valenza di questa esercitazione condotta qui a Pola nell'ambito del progetto Interforze Namirg? Beh, oggi quello che abbiamo visto è uno dei frutti della collaborazione che c'è tra i tre paesi Italia, Slovenia e Croazia, una collaborazione che deve ampliarsi sempre di più su più livelli. Oggi abbiamo visto quello che riguarda la sicurezza, in particolare il soccorso a mare in caso di incendi di navi. Un progetto partito per un'esperienza concreta, purtroppo reale, accaduta per un episodio accaduto qualche anno fa, che poi si è concretizzata in questa voglia di collaborare, di condividere buone pratiche, di condividere esperienze diverse in un unico progetto sotto la supervisione dell'INCE e della Commissione Europea. I risultati sembrano del tutto evidenti. Questo ci fa capire che quando questi tre paesi così vicini e così legati anche dalla presenza di una comunità nazionale italiana fortemente attiva e presente nella regione istriana e in Slovenia, quando questa collaborazione c'è, evidentemente i risultati si possono cogliere sotto tutti gli aspetti. Oggi, ripeto, abbiamo visto la parte della sicurezza, del salvataggio a mare, dobbiamo vederla sempre di più in tutta una serie di aspetti, a partire da tematiche più stringenti d'attualità, come quella del controllo delle migrazioni lungo la rotta balcanica, fino ad arrivare a tutti gli aspetti di carattere economico, con una rete di imprese che deve svilupparsi sempre di più con al centro la regione Friuli Venezia Giulia. L'esercitazione di oggi è stata piuttosto complessa, ha richiesto un lungo allenamento, naturalmente si parla di un lavoro interforze anche con qualche complessità dal punto di vista linguistico. Beh, mi pare evidente che quello che abbiamo visto oggi non è qualcosa che si improvvisa in qualche settimana, è un progetto che è nato quasi 2 anni fa,
si è visto quanto complesso è, con l'utilizzo di mezzi di tutti i tre paesi, con specializzazioni evidenti da parte del personale, che oltretutto ha appunto la barriera linguistica da una parte, ma molto spesso magari parlano in triestino tra di loro perché si capiscono di più, con barriere anche dal punto di vista burocratico, perché ovviamente stiamo parlando di strutture di tre paesi diversi, che oltretutto fanno riferimento a ministeri diversi, ad enti diversi, perché i vigili del fuoco della Croazia fanno capo alla regione istriana, quindi nemmeno allo Stato. Tutte queste barriere evidentemente sono state brillantemente superate e abbiamo visto i risultati, l'esercitazione è andata benissimo nonostante le condizioni meteo non troppo favorevoli. La regione punta a promuovere la qualità dei prodotti made in Friuli Venezia Giulia ed è arrivata a Praga proprio per portare la propria eccellenza. Oggi abbiamo la fortuna di avere in questo meraviglioso posto l'ambasciatore a Praga, italiano a Praga, con 100 ospiti qualificati tra giornalisti, agenzie, imprenditori locali, ai quali spieghiamo in maniera molto semplice, molto diretta, attraverso i nostri prodotti enogastronomici, le ricchezze che siamo in grado di produrre e di vendere. Io penso che sia necessario per una regione come la nostra, ricca di qualità, ricca di eccellenze, promuoversi girando il mondo. Insomma, una tappa importante. Si ringrazia anche il Ministero degli Affari Esteri per aver organizzato dopo Expo questi eventi importanti di promozione della cucina italiana. Quindi Friuli Venezia Giulia che sta varcando i propri confini per promuoversi in maniera eccellente. Gli sviluppi sono positivi, sono visibili e danno un'enorme rilevanza, soprattutto in questo campo dell'enogastronomia, alle capacità dell'Italia e delle sue regioni. In questo senso, il fatto che Friuli Venezia Giulia abbia deciso di partecipare alla nostra rassegna del 2019, beh, obiettivamente mi fa un enorme piacere. Un po' perché è una regione che ha un'antica tradizione di rapporti con la Repubblica Ceca e un po' perché comunque ha portato dei vini, delle pietanze e stasera uno chef e un sommelier che a questa serata di gala finale daranno proprio la ciliegina famosa sulla torta. Detto ciò, sta andando tutto molto bene, i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca dal punto di vista enogastronomico stanno crescendo. Ora andiamo a Gorizia per la grande festa e i primi 100 anni della Filologica. Il servizio. Assessore Callari, a Gorizia festeggiamo i 100 anni della Società Filologica Friulana, un momento importante per tutta la regione. Assolutamente, 100 anni dalla fondazione, che avvenne proprio qui a Gorizia, in una zona che è sempre stato un crocevia di culture. Avere qui, diciamo, il centenario di un'iniziativa fondamentale per la nostra regione. Abbiamo la fortuna di avere il riconoscimento, innanzitutto da parte dello Stato, di una lingua minoritaria importante, fra tutte le lingue romanze una delle poche riconosciuta, a parte le lingue ufficiali. Recentemente poi siamo anche intervenuti con una norma che ha in qualche modo dato ulteriore forza e sostanza al riconoscimento di una lingua che va salvaguardata, perché non è soltanto un idioma, ma è il riconoscimento di come la cultura del luogo, l'identità del luogo venga tramandata nel tempo e sia così fortemente connessa all'identità del territorio. Per cui noi siamo assolutamente partecipi a tutte le iniziative che in qualche modo sostengano il riconoscimento di un'identità forte come quella delle persone che vivono in quest'area. Per cui certamente saremo al fianco di tutte le iniziative che la Filologica voglia nel futuro fare. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della nostra programmazione. Vi invito a restare con noi e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Alla prossima!